Amici di Formula Italian Team, se sono qui è per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerci sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro subito! Ma non scherzare, dei regali, assurdo! Ma chi se ne frega delle Master, io vi saluto! Ciao ragazzi! E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento o iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito! Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo, ci vediamo su Twitch. Amici di Formula Italian Team, buonasera, torna quella che per noi è la fucina dei nuovi talenti di Formula Italian Team, torna la Formula Open che è al secondo appuntamento stagionale qui sul circuito del Paul Ricard, dove la settimana prossima tutto il circus di Formula Italian Team farà tappa e allora ci buttiamo nel vivo dell'azione, quando vedete già in grafica che insomma si stanno iniziando a muovere le pedine qui al Paul Ricard, non prima di aver presentato il mio compagno in cabina di commento, un buonasera e un benvenuto ad Andrea Badolato. Alla Formula Open, perché quest'anno mi sembra che sia la prima live. È la prima diretta, sì. La prima diretta ufficiale dopo il primo appuntamento che si è tenuto proprio un mese fa sul circuito di Catalunya in Spagna. Intanto vediamo che i piloti sono in pista. Ricordiamo rapidamente quello che è il regolamento, perché non dovrete stupirvi se vedrete gran parte della griglia non impegnata in un giro cronometrato. Questo perché parte dei piloti che sono iscritti alla gara sono piloti ufficiali dei campionati e i piloti che partecipano alla Formula Open, ma che sono appunto già dei titolari dei campionati FIT, non devono far segnare alcun tempo cronometrato nel corso della qualifica. Tempi che invece stanno arrivando lì davanti, è arrivato da parte di Piero Ricciuti, un nuovo arrivato, per ora unico ad essere sceso sotto il muro del minuto e 30 secondi. 1.9.562 il riferimento cronometrico, seguito da Cartista che torna all'interno di Formula Italian Team dopo diciamo insomma qualche mese sabbatico. Poi c'è David, anche lui a bordo della Alpine, che tra virgolette diciamo gioca in casa qui sul circuito del Paul Ricard, in pista con gomme soft, inquadrato in questo momento anche lui un nuovo arrivato, così come Gallianz all'esordio assoluto su Formula Italian Team, che questa sera indossa i colori di casa Mercedes ma è per il momento ai box. Poi ci sono non nuovi però Luni, Dario e se non vado errato, no, sono questi, perché poi Gallian, giusto? No, Gallian l'avevo già detto. Non mi ero sbagliato. Sì. Quindi 8 minuti al termine della sessione di qualifica, allora andiamo da David Over. Anche lui sta facendo un tempo cronometrato, c'è anche Christian Marcon in pista in questo momento, 11 minuti di ritardo sulla sua prestazione migliore per David nel settore centrale, che però fa il suo miglior settore centrale in 28,6, 2 decimi più lento però di quello di Fendi. Torna ai box il pilota che, come vedete appunto, dicevo anche in precedenza, questa sera veste i colori di casa Alpine. Fendi che in questo momento, o meglio Ricciuti in prima
posizione ai record in tutti e tre i settori: 22.2 nel primo settore, 27.4 nel settore centrale, 39.9 nel settore più guidato insieme al primo, il settore 3 che ha grandi curve in appoggio dove serve molta delicatezza nella guida, bisogna poi trovare la trazione perfetta in uscita dall'ultima curva. Nel frattempo in seconda posizione si issa Cartista in un primo 30 secondi e 254 millesimi, subito seguito da Over 1.30.423. Andiamo anche con Luni che sta facendo un tempo cronometrato, anzi no, lo prendiamo proprio nel momento in cui stava riportando la sua vettura ai box. Si sta facendo una prova, diciamo, si sta riscaldando per la gara, diciamo così. Parte intanto il giro per Dario, un po' di traffico di una Ferrari, credo quella di Over, che però si fa fuori dalla traiettoria. Tempo da battere nel primo settore è quello, ricordiamo, di Fenni, 22.240, vediamo dove fermerà le lancette Dario, che ha già appunto fatto il suo esordio all'interno di Formula Italian Team, ha corso in Pro Azerbaijan e Monte Carlo. Assolutamente sì. Intanto attenzione, Cartista, grande rilevamento, record 22.223 nel settore 1, poi 27.6, due decimi più lento di Ricciuti nel settore centrale. Allora andiamo a seguire Cartista, ma teniamo un occhio di riguardo anche su Dario, che sta chiudendo il suo giro. Ultima curva per Cartista, che va a chiudere il suo giro, 30.254 in riferimento precedente, migliora in 29.996, che lo mette però comunque in questo momento lontano 4 decimi da Ricciuti, che è in pole position. Gran primo settore di Cartista, che però poi si è perso per strada quasi mezzo secondo fra il secondo e il terzo settore. Occhio anche a David, che sta migliorando nel secondo settore. No, David in pista si sta lanciando in questo momento. Okay. Un piccolo errore all'interno della grafica, mentre le telecamere sono andate a cercare Christian Malcolm, che fa il suo miglior settore, 22.5 primo settore, 27.7 settore centrale, in pista con gomma gialla tra l'altro, e si mette a un secondo e uno da Ricciuti, che non è male appunto considerando lo scarto della mescola. No, infatti, assolutamente, anzi siamo lì, che gap c'è qua Luca, tra, facciamo anche un po' di, come dire, preview in attesa dei campionati. Dovrebbero, allora qui alzo le mani perché ancora, insomma, devo ancora fare in alto mare. Test. No, siamo in alto mare, insomma, la settimana pausa ce la prendiamo un pochettino tutti. Dovrebbero esserci all'incirca 6-7 decimi tra la gomma soft e la gomma media. David si lancia in questo momento invece, mentre Patrick Speri 24.0 nel primo settore, però un tempo ancora molto alto. Vediamo il giro di David a questo punto, andiamo in onboard, lo seguiamo, ma ha già alzato il piede. Non lo dico più, non ho fatto in tempo a parlare. Hai detto, non so se ha fatto qualche errore, perché è proprio... Sì, abbiamo visto che viene subito abbortito. Probabilmente è un errore in curva 1, non è stato un taglio, forse è proprio un errore. Credo la telecamera non ci ha aiutato in maniera particolare, no. Ma dovrebbe aver perso il punto di corda di curva 1, quindi insomma da lì poi viene la viene dietro un po' una catena, perché perdi l'ingresso di curva 1, ti ritrovi largo, non riesci a impostare curva 2, esci lento, insomma un giro compromesso alla nascita. Nel frattempo ci salutano dal box AS, perché in chat ci scrive Ferra che è appunto in pista, mentre vediamo la Red Bull di Dario che torna ai box in questo momento. Ricordiamo Dario, che è il primo esempio di fratelli, credo. Non abbiamo mai avuto due fratelli all'interno dello stesso sito in 12 anni. Andre, non so se la memoria mi inganna, ecco. Non sentiamo Andrea, forse abbiamo perso il collegamento, vedremo di recuperarlo, però ripeto, insieme il fratello appunto di F, lo scorso anno in Prime League, quest'anno in Sport League, insomma, per la prima volta due fratelli si ritrovano nello stesso anno, nello stesso sito, non nello stesso campionato, altrimenti ci sarebbero svariate scazzottate a casa. Dicevo, se la memoria non mi inganna, Dario è la prima volta nella storia di Fitti in 12 anni che abbiamo due fratelli nella stessa stagione che corrono, non nello stesso campionato, perché sennò sarebbe una scazzottata, ma mai capitato. Sì, a memoria anche mia, diciamo che abbiamo ormai un archivio abbastanza
abbastanza ampio. Sì, non ricordo nemmeno io una situazione analoga, sinceramente. Non sia la prima volta. Sì. Ancora i box, quasi tutti i piloti davanti. Quando siamo negli ultimi minuti di sessione, ci aspettiamo i fuochi d'artificio. Il primo a rimettere le ruote in pista è Overboost, mentre David si è rilanciato e segna 22.7 al primo settore con gomma media, però. Quello che ci siamo persi è che con gomma media, Dario. Pardon, David. David è con gomma media, sì. Vediamo se vuole segnare un tempo con questa gomma. Sta facendo un ulteriore giro di rallentamento dopo aver tirato nel primo settore. Anche perché non c'è più tempo. Non ha modo di tornare ai box e riuscire. Quindi o sta rallentando, ma sta andando davvero molto piano, o sta cercando di togliere via benzina per eventualmente fare col prossimo l'ultimo tentativo, anche perché la gomma gialla dovrebbe permetterglielo senza troppi problemi. Vedremo. Intanto è partito il giro di Over, che proprio in questo momento è all'uscita di curva 2. Vediamo il primo settore, 22.223 il tempo da battere, 22.2 anche il tempo della pole, perché Ricciuti in questo momento nel primo settore ha segnato 22.240. Vediamo dove si fermano le lancette del cronometro di Over, che era passato in 22.4 nel suo tentativo precedente. Attendiamo solamente l'aggiornamento della grafica, mentre sta partendo il giro anche di David. Sì, ripartito in questo momento. Vediamo se stavolta in curva 1 riesce a impostare in maniera corretta. Sì, riesce David, mentre Over nel primo settore non, poi non si abbiamo sta ancora, riferimenti. Non abbiamo ancora 22.9 per Marcon intanto. 22.9 per Marcon è molto distante, paga solamente lì 7 decimi. 22.2 di Over in linea con la pole di Ricciuti, si ferma però a 27.6, non migliorando neanche se stesso nel settore centrale. Aveva segnato 27.5 nel passaggio precedente, quindi attenzione a Over, attenzione ovviamente anche a David, che segna 22.2 con gomma media nel primo settore. Gran giro di David. Mentre Over, ultime due curve, sta chiudendo ora, tra poco si lanceranno anche Riccioni e Cartista. Luni, quinta posizione, chiude il giro proprio davanti a Over. Poi non, vediamo se migliora. Over che era ad 8 decimi, migliora di 3 decimi, ma rimane in terza posizione. E allora fanali puntati. Migliora David, Luca. Di David, che migliora 27.6 nel settore centrale. Comunque lì è stato davvero un fulmine, Fenny. Due decimi più veloci di tutti. Sì. O una grande scia, perché mi sta iniziando a venire il dubbio. Sì, perché nel T1 sono tutti là, David, un po' di traffico nell'ultimo settore. C'è un Alfa Tauri. Traffico per David nell'ultimo settore. Vediamo, riesce a prendere la scia. Attenzione, credo. Vediamo se c'è stato un incidente, perché Ricciuti era in pista. Sì, David. No, si è ritirato. No, ha ritirato lui. Credo che si sia ritirato. Sì, sì, sì. David intanto fa un super crono, considerando il traffico nell'ultimo settore. 29.9, lo fa con gomma media. Attenzione però a Cartista, che sta facendo un altro giro. Cartista sta facendo un altro giro. 22.1, super riferimento nel primo settore. 27.5 nel secondo. Eh sì, stavolta migliora nel settore centrale. 27.5. Cartista in linea con la pole, perché ha fatto un super T1 rispetto a Ricciuti. Eccolo. Eccolo. Sul traguardo per metterla in seconda posizione ad un soffio, 92 millesimi da Ricciuti, che quindi nonostante l'ultimo tentativo mancato si tiene la pole di questo secondo appuntamento della Open, la Formula Open. Cartista si ferma appunto a 92 millesimi, ma in terza posizione c'è David, che scatterà in seconda fila con gomma media. Gomma soft invece per Over, gomme medie anche per Dario, Christian Marcon e Gallianz, che scatteranno rispettivamente in quinta, sesta e settima posizione. I nuovi talenti che si stanno affacciando su Formula Italian Team con questa qualifica ci hanno dato un primo assaggio. Andrea, è ancora presto per fare giudizi, ma guardando questa qualifica, cosa ti viene in mente, cosa ne viene fuori secondo te? Abbiamo perso Andrea, lo recupereremo. Andrea oggi gioca a nascondino, stasera è emozionato.
Intanto Ricciuti ci conferma dalla chat che c'è stato un errore in curva 2 che ha compromesso il secondo tentativo. Nel frattempo ecco la classifica finale, come dicevamo in precedenza: Ricciuti e Cartista in prima fila, poi David Overbus, Dario Luni, Gallians e via via tutti gli altri che ovviamente, come dicevamo ad inizio sessione, non hanno segnato alcun tempo cronometrato proprio perché sono piloti appartenenti ai campionati ufficiali che per regolamento, quando partecipano in Formula Open, devono non completare la qualifica, non far segnare alcun tempo cronometrato per appunto, almeno nella prima parte della gara, non disturbare la gara dei piloti che sono davanti. Ultimi secondi prima di andare in griglia di partenza e noi ci prendiamo una brevissima pausa, un piccolo spot, torniamo tra pochissimo. Poco, rimanete lì. Amici di Formula Italian Team, sono qui e per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine... Amici di Formula Italian Team, sono qui e per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento. Fit Insider è l'appuntamento settimanale alla quale non potrai rinunciare. Interviste, curiosità, approfondimenti su quello che c'è oltre le gare all'interno di Formula Italian Team. E allora, Fit Insider, ogni domenica alle 18 sui canali di Formula Italian Team. Fit Insider, la novità di Formula Italian Team che troverete all'interno del nostro canale Instagram ogni domenica alle 18, quindi non mancate di sintonizzarvi perché ne vedrete davvero delle belle, vedrete quello che non vedete in pista, quello che non sentite, quello che i piloti non vi dicono, perché la Mannoia diceva quello che le donne non dicono. Fit Insider vi dice quello che le donne non vi dicono, quello che i piloti non vi dicono. Tra l'altro Luca, a proposito di ricordare qualcosa, ricordiamo che venerdì ci sarà il secondo appuntamento dello showdown in Portogallo, se non ricordo male, no? Assolutamente sì, secondo appuntamento in Portogallo, si stanno chiudendo questa sera le iscrizioni per coloro che vogliono usufruire del gettone, ci sono altre 24 sì. ore domani per coloro che invece poi affronteranno la fase di prequalifica, quindi diciamo ancora poco più di 24 ore prima della chiusura delle iscrizioni, quindi non posso fare tipo Mastrota, no? Telefonate. No, vabbè. Diciamo che basta che andate sul forum, Lorenzo già ha messo tra l'altro nel post il link col basta cliccare sulla forum e quindi praticamente è sufficiente lì per confermare la presenza, ecco. Iscriversi. Assolutamente sì. Piloti che stanno tornando in griglia di partenza, andiamo a vedere, l'avevamo vista anche in precedenza quella che è la griglia, ma più che altro andiamo a vedere quelle che sono le scelte dei pneumatici in questo momento per i piloti. Lo dicevamo, David, Dario Luni, Gallians con gomma media, dei piloti che non hanno fatto in alcun tempo abbiamo solo Daniele Blake che scatta con gomma soft e Lopeschi che dall'ultima posizione sceglie addirittura la gomma a mescola hard. Pronti quindi per questo primo appuntamento con i piloti che si stanno andando a ripiazzare sulla griglia di partenza. Fra poco i semafori del secondo appuntamento stagionale della Formula Open, con Ricciuti in pole position, Cartista in seconda posizione, arrivano le ultime vetture e poi sarà bandiera verde in fondo allo schieramento di partenza. Ecco anche l'Alfa Tauri, quella di Lopeschi. E ci siamo, la bandiera verde che dà il via all'accensione dei semafori che diventano
1, 2, 3, 4, 5 luci rosse. Parte il secondo appuntamento della Formula Open. Splendido lo scatto di Ricciuti dalla pole position con il gruppo che va verso curva 1. Ricciuti davanti, sì, attenzione all'attacco di Dario nei confronti di Cardista, che però si tiene la posizione ma perde clamorosamente l'avventura di uscita da curva 2. Lascia strada quindi a Dario che si issa, pardon, a David che si issa in seconda posizione. Errore grossolano di Cardista, e questa è una grande occasione per David. Poi over l'Unic Allianz, Daniele Play che ha fatto una super partenza con la gomma rossa. Sì, lo vediamo proprio in questo momento. Attenzione ancora Daniele Play con Alesi, non hanno ancora il DRS, lo avranno dal giro numero 3 di questi 27 passaggi. E alla fine vediamo Daniele Play e Alesi, con Daniele Play che stanno lottando davvero ruota a ruota per tutto il Mistral. Ruota, sì. Non è servita neanche la chicane nord per far da paciere fra Alesi e Daniele Play, ma alla fine sembra che Alesi potrebbe prendersi definitivamente la posizione. Daniele Play non ci sta, ci prova all'esterno, ma attenzione perché si potrebbe infilare Stem da dietro. Niente da fare, Daniele alla fine si deve accontentare, deve rimanere alle spalle di Alesi, ma Ricciuti ha fatto una super partenza e approfittando proprio infatti dell'errore di Overboost ha costruito 2 secondi e mezzo in un giro. Occhio perché ovviamente le strategie saranno ribaltate, saranno differenti e sarà interessante vedere quello che succederà più avanti in gara. Nel frattempo ovviamente non ne teniamo particolarmente conto del 37.5 che è il giro di partenza di Ricciuti in questo appuntamento. Attendiamo il prossimo passaggio per avere migliori delucidazioni su quello che sarà il passo gara. Sì, stiamo guadagnando tanto, 3 secondi e 2 anche in questo primo settore, siamo già a 7 decimi tra il primo e il secondo settore. Allora davvero fortissimo, impressionante in questo momento la cavalcata di Ricciuti che praticamente ha guadagnato un secondo solo al T1. Occhio perché Daniele è nuovo vicino, c'è stato un po' di movimento dietro perché Alesi ha scavalcato Gallianz e ora anche Daniele Play va all'assalto del pilota della Mercedes prendendosi la posizione e rimettendosi alle spalle di Alesi. Ancora sta continuando a guadagnare Ricciuti, è davvero impressionante il passo che sta tenendo, davvero notevole in questa parte di gara. Attenzione Daniele, si è girato Gallianz, si è girato Gallianz, davvero non so se c'è stato un contatto perché l'ha persa a Signe dove è rarissimo perdere la macchina. C'è un danno all'ala anteriore per quanto riguarda Stem. Stem era dietro Gallianz credo, ho il dubbio. Intanto Ricciuti chiude un altro giro, vediamo qual è il suo passo. 33.2, questo è il passo gara. David dietro, nel frattempo ovviamente DRS abilitato, che rimane lì. Sì. Over rimane lì, può ancora sfruttare lo sprint della sua gomma rossa. 4 secondi e 1, continuano a guadagnare. Attenzione anche a Lopeschi, c'è grande lotta, grande movimento di dietro. Patrick all'attacco nei confronti di Stem, si affaccia. Stem in difficoltà. 34.5 il riferimento da parte di David, addirittura un secondo e 3 più lento di Fenni. Vediamo se questo trend continuerà almeno rispetto al giro precedente. Ora Ricciuti non sta guadagnando, almeno non così tanto. No, sta guadagnando me. Intanto Daniele Play ha passato Alesi, Daniele Suarez, anche Patrick nei confronti. Attenzione Alesi, lunghissimo, ha rischiato di prenderlo in piena, ha dovuto andare dritto. E Leutz arriva ora alle spalle di Alesi. Patrick Speri ha scavalcato Stem e anche Alman Semple ha scavalcato Dr. Who che ora è attaccato da terra. Si fa vedere, vediamo, si affaccia un attimino all'interno. Ricciuti continua la sua cavalcata, ma per la prima volta c'è un leggero danno anche sulla parte destra dell'ala anteriore della Red Bull di Dario, quindi anche Dario ha avuto qualche contatto. Ora per la prima volta in questo passaggio forse inizia a scendere un po' la prestazione della gomma soft. David gira più forte di Fenni.
Infatti Over ha perso qualcosina su David. Intanto Daniele Play si porta in quarta posizione. Daniele si porta in quarta posizione scavalcando anche lui, sta risalendo alla grande con questa gomma rossa. Alla grande. Sintomo di come è vero che è nuova in confronto a quella di Ricciuti che invece era vecchia dalla qualifica. Però sta risalendo molto bene. E occhio però dietro perché Luni e Alessi hanno gomma soft, quindi occhio. Soprattutto David che a 4 secondi sta ancora perdendo un po' meno, molto meno. Sì, si è diciamo allineato. Stabilizzato. Occhio dietro l'attacco di Leuz che va tutto all'interno dei confronti della Red Bull di Alesi e chiude il sorpasso alla chicane nord e va al sorpasso anche al Van Zeppel nei confronti di Stem che sta soffrendo. Nel frattempo la grafica ci fa vedere proprio quella che è stata la differenza tra Fendi e David nei primi giri, 33-2 contro 34-5 e poi 33-9 per entrambi. Attenzione Alesi che risponde nei confronti di Leuz che va largo fino a prendere addirittura 3 secondi. Alesi comunque non è riuscito a passare. Aveva anche un po' di tempo con questi diciamo duelli, anche a livello di strategia. Attenzione al terzo settore, Advance girato, Advance si è girata anche l'altra Alfa, incredibile che scena. Occhio perché c'è una lotta tra il dottor Ru e credo che sia Ferra. Incredibile la scena. Nel frattempo rientra Stem che stava soffrendo tantissimo. Daniele Play, giro veloce 33-217 e ne ha uno e mezzo da Over, mentre Alesi scavalca Leuz, staccata di curva 1. Grande movimento, grandi battaglie, tanta azione. No, stavo vedendo perché c'è Dario che sta cercando in tutti i modi di passare davanti Dottor Wu, che in bagarre però con alla riparata per Stem. Occhio a questo trenino Alesi, Leuz, Speri un po' più staccato, c'è anche Lopeschi dietro, invece ci sono Ferra, Dottor Wu e Dario. Guadagnando David, sta iniziando a guadagnare David. Attenzione Alesi all'interno di Leuz, prova a riprendersi la posizione. Leuz prova a difendersi, non riesce però ad essere incisivo in uscita e Alesi ne approfitta mentre Stem prende 3 secondi e fa altrettanto Doctor Who. A occhio anche a Patrick Speri che va all'attacco nei confronti di Leuz, dentro Patrick Speri che arriva velocissimo, lanciato anche per attaccare Alesi all'interno della Busée e vediamo se riesce a chiudere. Mamma mia, bellissima azione qua da parte di Alesi e Patrick Speri qui all'esterno, la vedo dura però riesce ad avere un'ottima uscita, bello regolare anche Alesi che ha lasciato spazio, bellissima questa azione. Patrick Speri all'esterno lungo, occhio perché adesso all'interno il richiamo all'ultima curva, mamma mia, stanno arrivando tutti dietro tra l'altro, Daniele Play su Over, staccata di curva 1 e terzo, sta andando fortissimo. Occhio Leuz su Speri. E Leuz, grande lotta, Alesi Leuz, sì. Speri, Lopeschi, mentre c'è box anche per Cartista. Sarebbe stata da rivedere a replay la scena di prima, perché nel momento in cui la regia è andata a staccare sul testacoda di Advan Zeppel, si è girato anche Cartista subito dietro. Entrambe le Alfa a balletto, ecco. Over si riprende la posizione su Daniele Play che l'aveva scavalcato poco fa. Nel frattempo Cartista, lo vediamo dalla grafica, passa dalla soft alla hard. Scusami. Mamma mia, non ci fermiamo davvero un istante stasera. Nel frattempo, mamma mia, la grafica intanto ci fa vedere è un danno anche per Dani. Oi, forse la battaglia con Cartista, con Over. Ancora Daniele Speri su Leuz. Dentro come con Alesi nel giro precedente, Leuz va un po' più largo, forse presta più il fianco a Speri. Leuz ancora all'interno, qui Ricciuti, 5 secondi, attenzione contatto, c'è stata una tamponata di Leuz a Speri, 5 secondi per Ricciuti che ha mancato la frenata, i box saranno pesantissimi. E rientra anche Over. David si prende quindi la vetta della gara e dicevamo in grafica, lo stavamo vedendo negli ultimi giri come Fenny stava iniziando a perdere qualcosina.
sì, qualche decimino ogni giro sta per te. Leuz sempre attaccato a Patrick Speri, poi Alesino, Beschi. Dario ha scavalcato Dottorussi, messo in una posizione. Vicinissimo Alesia Leuz, andiamo on board. Dario su Ferra, interno alla chicane nord, va dentro. Nonostante il tutto, comunque Dario tutto sommato sta recuperando, Dario sta risalendo molto bene, se riesce a guidare così fino al pit-stop per cambiare l'ala è messo molto bene. Ferra rimane molto vicino, credo che Dario avrà modo di avere un po' più passo. Salutiamo la chat, salutiamo Paolo che è venuto a trovarci. Daniele Box, intanto vediamo se cambia l'ala o se preferisce rimanere in pista così. Oh, mi viene il dubbio. Io credo il cambio di ala, c'è il cambio d'ala, ovviamente non poteva essere altrimenti. Il semaforo verde riparte. Gomma hard per andare ancora fino in fondo. Si sta un po' incupendo il cielo e c'è pioggia prevista fra 15 minuti, ma è un po' pericolosa perché è uno scroscio intenso ma probabilmente molto breve. Sarà molto interessante allora le strategie cosa faranno là davanti. È molto interessante, sì, David potrebbe essere favoritissimo perché con questa gomma media può andare molto lungo. Esatto. Daniele intanto è uscito alle spalle di Gallians, mentre Ricciuti su Doctor Who subito l'attacco, cerca subito di rifarsi strada ed è ora ad 1.5 da Ferra e Dario. Non è una gran posizione per Ricciuti perché perderà tempo perché sono a trenino alcuni. Occhio anche Doctor Who attaccato da Advance, occhio che va all'interno di Sign e ce la fa, vediamo. Sì, riesce a completare l'attacco. Ricciuti già arrivato in zona di RS su Ferra. Speri sempre attaccato a Luni, con Luni, Speri, Leuz, Alesi sono tutti vicini. Con tutti su gomma media e hard, tutti i piloti ora sono in pista, nessuno a gomma soft. Addirittura c'è 11 secondi, tra l'altro senza penalità, quindi 11 secondi con la stessa strategia di Luni, Speri, dei piloti dietro, e quindi Lopez che tra l'altro è salito in questa posizione con gomme addirittura due hard, sì, quelle che tanti di quelli partiti con la sotto hanno scelto per il secondo stint. Sì, e ora per quindi anche lui può aspettare ancora un bel po', può aspettare ancora un po'. Dicevo, per Ricciuti adesso iniziano i problemi perché ci sono Ferra, Lario e Lopeschi davanti, tutti in fila. Sì. Occhio Leuz. No, pardon, Luni e Patrick. Con Patrick che decide alla fine di non attaccare. È un trenino importante, direi. Ricciuti è inevitabile che perderà sicuramente del tempo. Attenzione intanto sembra Leuz. Ricciuti alla carica nei confronti di Ferra. Ricciuti alla carica nei confronti di Ferra, mentre Speri davanti scavalca Luni. Passa Ricciuti. Sì. Sale in ottava alle spalle di Dario Lopeschi. Grande, grande movimento. Nel frattempo David sta andando comunque molto forte, aiutato anche dalla lotta intestina di questo gruppo dietro, perché lottando tutti ovviamente non può che essere un vantaggio per lui. La gara si è messa non bene di più. Beh, sì, è riuscito a tenere i primi giri, dopodiché occhio dietro perché Ricciuti per un momento si era affacciato nei confronti di Dario, ma alla fine non è andato all'attacco. Alla fine lo fa invece, eccolo, alla fine lo fa. E qua intanto vediamo la progressione di David negli ultimi due giri, un po' meno, perché due decimi e tre decimi su Speri. Se non lottano
possono cercare di stare un po' più vicini, ma chiaramente bisogna capire se riesce a scappare. Sperim, mi sembra un po' difficile. No, quello è molto difficile. Credo che lui andrà ancora all'attacco, anzi occhio perché Ricciuli sullo Peschi va all'attacco. Vediamo se riesce, occhio perché si prova ad infilare anche Dario nei confronti di Lopensky, va all'attacco e chiude il sorpasso. Bellissima manovra da parte di Dario, che va a scavalcare Lopensky, si prende la settima posizione. 12 e 8 diventano quasi 13 ore secondi di vantaggio di David nei confronti di Speri. Ora sale, sì, Leus, Luni e poi appunto Speri che... Dario, 3 secondi. È già andato, 3 secondi. Sì, Lorenzo, forse in modalità, diciamo, Alesi, Leus Box. Leus Box con la gomma media al giro 11. Fermarsi ora, però vabbè, bisogna avere anche il consumo che hanno le medie. Ecco la pioggia, ecco la pioggia. E infatti c'è un cambio d'ala perché c'era un danno per Leutz che mette la rossa, quindi aspetta che la pista si bagni per poi rientrare. Potrebbe essere una strategia, bisogna vedere in quanto si è quello bagna. Il grande dilemma in questo momento, viene data una pioggia abbastanza pesante, abbastanza importante, questa è la previsione. Io allungherei ancora e aspetterei quei 2-3 giri, credo, a questo punto è... David in questo momento è in una posizione dominante perché ha più di 15, quasi 15 secondi di vantaggio nei confronti di Ricciuti, che ovviamente si trova a combattere con questo gruppo. Ferra con Lopensky, tentazione! È l'unico che sta cercando di... sta pressando Raspberry. Sta pressando Speri, hanno guadagnato su Alesi che è sotto attacco da Ricciuti a Sign. Ok, vai. Non riesce, vediamo se riesce a buttarsi dentro a Bussé. Cartista, 3 secondi. Mamma quanto è vicino Ricciuti, ancora. E là, attenzione qui, fa un super sorpasso Ricciuti su Alesi. Bellissimo perché ha staccato tardissimo con la gomma media, con la pista scivolosa e sul cordolo. Sinceramente temevo che la potesse perdere, ma ha chiuso un gran sorpasso. E ora c'è soltanto Luni e Speri. Ma David è lontano, più di 15 secondi. Quindi direi che per Ricciuti in questo momento, salvo diciamo sparigliamenti di carte, si tratterà di una piazza d'onore. Anche nella pista non mi sembra fitta ancora, la pista mi sembra ancora asciutta di base. Non è ancora bagnata, quello sì, non è ancora da intermedio. Leus ha preso intanto Gallian con la super soft, e lo passa. E va, sì, 2 secondi e 2 ore lo separano dall'altra Mercedes, che è quella di Sdem. Occhio ancora di Ricciuti su Speri e Luni. In un colpo solo, prima della staccata della chicane nord lungo il Mistral. Attenzione, bandiera gialla, Dario girato. Proprio all'uscita della chicane nord. Attenzione, over. Quasi un sorpasso alla Häkkinen perché c'era Dr. Ruud dall'altro lato. E alla fine over chiude il sorpasso. Ora la pista inizia a essere... si è girato anche Cartista. Continua. David continua, vediamo dietro. David che fanno, continua, però. Forse però stanno iniziando a soffrire un po' dietro, Sì, ho visto un po' la volante di David, mi sembrava un po' in difficoltà, ma continuano anche dietro. Ferra dentro, Ferra potrebbe essere un indicatore, Advanced fa lo stesso. Forse io siamo avrei lì, tentato, dispiace. Guarda, Martino. Sì, ci si può provare perché lo vediamo ora dall'onboard di Ferra. Guardate bene l'asfalto, si iniziano a vedere le gocce che cadono sull'asfalto, quindi c'è acqua già depositata, se vedi lo schizzo della goccia che cade. E infatti intermedie per entrambi, rientrano tutti. Advance, Dario, Stem, Leus, Gallians, tutti dentro dopo Ferra. E lo vediamo anche nel dettaglio, dovrebbero essere tutti su gomma
Mi sa che c'è stata una gran frittata. Dario e Advance escono con gomme hard, clamoroso. Anche no, Cartista sta entrando. No, loro stanno rientrando, stanno uscendo tutti quanti con le gomme intermedie, ma erroraccio di Advance e Dario che nella fretta sono usciti con gomme intermedie, incredibile. Lo stanno in pista, infatti. Lo vediamo ora Dario, grande difficoltà. David credo si fermerà in questo giro e infatti è così, dentro. Così come si fermeranno anche tutti gli altri. Sì, ormai. Nel frattempo Mister X si aprono le iscrizioni per il fill anche per Dario. E poi fill era l'acronimo di... Io sono un po' molto... No, mi devo fare ricordare. Formula Italian Long? No, mi dissocio. Sì, è una cosa che mi preoccupa anche a me, sinceramente. Non si è fermato Patrick, che aspetta un altro giro. Non si è fermato Patrick, è vero. Vediamo in onboard con Patrick, vediamo come va. No. Direi di no, vediamo la stessa impostazione di David, no. Era il caso di fermarsi. Ha lasciato fermare Over, perché erano entrambi in Ferrari. Ricciuti è uscito alle spalle di Luni, clamorosamente. Nella confusione del box ha riperso la posizione su Luni. DRS disabilitato adesso però. Ricciuti su Luni. Forse ora. È l'unico che va anche largo, troppo largo, perde la posizione anche nei confronti di Alesi. Formula Italian Long, vedi? Sì. Occhio, Over intanto nei confronti di Advance, c'è movimento anche fra Alesi e Luni. Per il largo è tornato in pista. Alesi si riesce a difendere l'attacco di Luni, sta rischiando tanto, ma arriva anche David che ora... deve stare tranquillo, David. Speri a perde, è muro, incredibile, attenzione, Speri va fuori, c'è bandiera gialla e c'è una safety car incredibile, ma soprattutto ha perso la macchina proprio quando David stava cercando di superarlo e infatti c'è un danno all'ala interiore di David, incredibile. L'è trovato praticamente addosso, ha perso completamente la macchina e era già sulle uova, infatti va in box. E ci sono anche due drive troopers, Dem e Dario, per non aver rispettato il Delta in regime di safety car. Attenzione ora al pit stop di David. Ricciuti è all'ultima curva, ma deve rispettare il Delta, mentre David sta ripartendo adesso. Dovrebbe rimanere davanti. Vediamo. No, è dietro. No. Ne perde tantissime. Tra l'altro con la testa di disastro. È quarto. Mamma mia, che vita. È il rischio di Patrick Speri non ha pagato e ne ha pagato purtroppo le spese anche David. Sfortunatissimo proprio in quel punto ad incontrare Patrick Speri, proprio nel momento in cui ha cercato di affiancarlo. Speri ha perso la macchina andando a muro, ma c'era anche l'incolpevole Alpine di David di fianco. Era incollato, c'è rimasto purtroppo, ed è rimasto coinvolto. Advance torna ai box, ora direi che non ci sono molti dubbi, dovrebbero essere tutti quanti su gomma intermedia, infatti così, tutti su gomma intermedia, giro 15 di 27, safety car, siamo poco oltre la metà gara. La gara che sembrava, noi avevamo parlato di gara, diciamo, nelle mani di David, e guarda cosa è successo. Perché l'abbiamo detto, poi abbiamo nominato anche Long, gli effetti si sono combinati, papum. Una combo micidiale per Dario. Mamma mia, non lo faccio più, quindi tutti dietro la safety car,
in ordine e in fila indiana. Ricciuti si è ripreso la vetta, poi Alesi, Luni e David, che ora sarà chiamato a rimontare senza DRS e in pista. Anzi, lo sai che ti dico? Io adesso lancerei la scommessa, farei giocare, io farei giocare un po' di tutti i canali ai ragazzi. Riuscirà David nella rimonta, cioè nel vincere la gara? Dai, lanciamolo, dai. Vediamo il predict. Prediction. Diciamo che mentre tu intanto lo lanci, sì. Che si trova in questo momento con davanti Luni e Alesi, che potrebbero, visto il fatto che ha dimostrato, come fargli perdere un po' il trenino da Piero, però tenendo conto anche delle condizioni della pista, mi sembra che le condizioni sono però stabili in questo momento. Signori, da adesso dieci minuti per giocare i vostri punti canale. David riuscirà nella rimonta e nel riportarsi in vetta la gara dopo questa davvero incredibilmente sfortunata coincidenza. Pronosticate, non... Guarda, ci butto qualcosa anche io. Io ti dico... io ti dico di sì, dai. Ma sì. Tanto la safety car è ancora con le luci accese. Vediamo se rientrerà in questo giro. Patrick si è preso un rischio non da Patrick. Non so se sei d'accordo. Non so se sono rimasti in contatto con Over e magari ha preferito lasciar fermare Over. Nel frattempo la safety car spegnere luci e rientrerà in questo giro. Perfetto, aspettiamoci un bello spettacolo, eh? Uioioi. Tutto pronto, tra poco inizia a riprendere margine rispetto alla safety car Ricciuti, che detterà il passo del gruppo. Sì. Ancora occhio, massima attenzione agli eventuali cambi di ritmo. Molto probabile che Ricciuti potrebbe dare lo strappo tra poco, ripartendo prima della penultima. E infatti, via, partito, riparte la gara. Ricordiamolo, si può superare prima della linea del traguardo. E Ricciuti davanti con Alesi, Luni, David, Ferra, Over, Lobeschi, Daniele, Dr. Rus, Dem, Leutz, Gallianz, Advan, Seppol, Dario e Cartista. Si riparte, giro 17, inizia adesso. Over subito su Ferra, si fa vedere. Staccata di curva, uno, vicinissimi. Ferra tira la posizione, Over prova ad uscire meglio, va a tentare l'incrocio. Ma ancora 3 secondi, ancora Over dentro nei confronti di Ferra. Oh, contatto, si gira Ferra. Contatto, si gira Ferra, lo ha evitato per un pelo Daniele Play. Occhio a David che è incollato a Luni, letteralmente. Vicinissimo, e Luni ovviamente non sta avendo un grande passo. Ha perso già terreno da Alesi, che a sua volta ha perso un secondo e mezzo da Ricciuti, che è ripartito fortissimo. L'attacco da parte di David nei confronti di Luni e va a segno. Terzo, ora caccia di Alesi, un secondo e mezzo avanti. Occhio Advance su Gallianz, occhio perché Gallianz deve aver fatto un errore, perché poi passa anche Dario che ne fa fuori due in un colpo solo. C'è qualche problema per Advance? Ha rallentato tantissimo. Tra l'altro non mi sembra che abbia... Verifichiamo un attimo. Forse un taglio, sorpasso illecito, ho il dubbio. Gallianz fa un errore, intanto Advan sarà una posizione, se la riprende immediatamente.
E David si sta avvicinando minaccioso. Molto minaccioso, sì, sì, sì. Attenzione, box stem. Aveva il drive through, vero? Lui e Dario aveva il drive through. Occhio. David non riesce nell'attacco in curva 1 ad Alesi. Mentre occhio, perché fra 10 minuti dovrebbe smettere di piovere, eh? Potremmo arrivare al limite. Tu dici proprio gli ultimissimi giri. Sì, potrebbe essere. Se la previsione viene rispettata. David vicinissimo, sì, ad Alesi. Vediamo. Ha avuto abbastanza velocità prima per attaccare Luni. Le sembra che ne abbia un pelo di meno per attaccare Alesi, che si fa anche interno. Sì. David staccato all'esterno, ma Alesi questa volta non si lascia intimorire. Mi sento bene. Sì. Nel frattempo, però Daniele ci riproverà. Sullo peschi. Sta pressando David, ma ovviamente ha a che fare con una vecchia volpe, Andre. Sì, direi proprio di sì. Sta difendendo molto bene. Tra l'altro mi sembra che abbia una buona velocità di punta anche proprio per difendere. Sì, sembra di avere un'ottima velocità di punta, vero? Confermo. Quella che lui invece era sembrato non avere. Era un po' lontano, forse era anche un po' in difficoltà, però sembrava non avere. Sì, sì. E nel frattempo ovviamente Ricciuti ringrazia, perché guadagna un secondo in questo passaggio, 2.5. Si fa vedere, ma nel misto mi sono decisamente più veloce. Vediamo se ci provo ora. Ha avuto una buona trazione Alesi. Qua è un po' difficile, perché ricordiamo che qui adesso il sorpasso devi costruirtelo, come dico sempre io, alla vecchia maniera, eh. Mamma, quando si è avvicinato. Nel misto mi sembra più aggressivo, proprio più vicino. Poi nel rettilineo vediamo se ci prova. È difficile ancora. Qua. Ne ha di più, ma deve riuscire a uscire incollato verso il Mistral, verso la chicane nord. Vediamo se ce la fa in questo giro. Stavolta è vicino, eh. Vicino, è ma vicino, non arriva. Ma non mi sembra che va molto forte Alesi. Sinceramente perde. Sì. Va molto forte, prova a uscire meglio, a preparare meglio l'uscita da North Chicane. Eccolo, guardalo come arriva. Occhio. Arriva fortissimo. Mentre Daniele Play prende 3 secondi e supera Overboost. Ma ancora David non riesce nel sorpasso nei confronti di Alesi, che si dimostra davvero un osso duro. Non ne ha il rettilineo proprio, fatica proprio il rettilineo a prendere la scia. Se non parti in rettilineo in staccata, me la vedo dura. Staccata ne ha, e nel misto che ovviamente fa la differenza. Il problema è che nel misto cercare un sorpasso è improbo. Ancora vicino, ancora vicino, ma qua tanto vicino. Però attacco interno, poi esterno. Alesi rimane al centro, lungo Alesi, attenzione, ce la fa. Eccolo qui, fantastico. Non poteva prepararsela in maniera migliore. Alesi ha fatto quello che ha potuto, lungo in frenata, e ora inizia una rincorsa che è davvero improbabile. 8 giri scarsi, 4 secondi e 3. Lo ha costretto all'errore, o comunque chiamiamo l'errore, diciamo, ha fatto un bel sorpasso. Nel frattempo terzetto con Ferra, le due Alfa di Cartista e Advance, che proprio in questo momento va troppo largo, prende un avviso e sono 3 secondi. Tante penalità stiamo vedendo, Luca. Tante penalità, nonostante il bagnato, che stanno sfruttando la pista non in maniera eccessiva, ma se sfrutti troppo i cordoli ti prendi il rischio. Daniele che è in quarta posizione, sì. Infatti sopra la prova Daniele che sta risalendo. Daniele che però ha
3 secondi di penalità come lui, quindi sarebbero alla pari. Se la giocano in pista e Daniele sta scappando via, 3 secondi 8 di Alesi potrebbero anche essere recuperabili da quella fine della gara. Il problema è che i 3 secondi di penalità di Daniele in questo momento significano praticamente altri 3 secondi per un totale di quasi 7 secondi. Alesi box è perché ha smesso di piovere, è perché ha smesso di piovere, e rientra anche Luni, rientra anche Leuz, bomba soft Alesi. Attenzione, attenzione alla strategia. Prova il rischio Alesi. Ah, Gallianz non fa in tempo a frenare la macchina. 5 secondi per l'accelerazione in corsia box. Devo dire che questo ingresso in box è davvero un po' disgraziato. Sì. David, 3 secondi e 1. Ha guadagnato un altro secondo. Attenzione, bandiera gialla. Bandiera gialla, l'ha persa Luni. Incredibile. All'uscita dei box, ha attraversato tutto il rettilineo e l'ha messa a muro dall'altro lato. David sta andando fortissimo. Quasi 2 secondi e mezzo, Luca. Mamma mia, quanto va forte David. C'era la sensazione che il tempo segnato con la media in qualifica fosse un gran tempo, ma in gara sta dimostrando tutte le sue qualità. Sì, vediamo ora. Vabbè, ora penso che entrambi si fermeranno, onestamente, là davanti, anche lo stesso Daniele. Nel frattempo in grafica vediamo proprio il progresso tra Fenni e David. 2 secondi, David! Sta volando! Sta volando! Dentro Piero, vediamo se va dentro anche David. Sì, tutti e due dentro. Tutti e due dentro. Sì. Vediamo chi si ferma, se si Daniele ferma. Daniele continua. Dietro. Eh sì, Daniele continua. DRS abilitato però, era il momento giusto. Anche Dottor 5 secondi. Tanto traffico ai box, Ricciuti, David Lopeschi, Dottor U, Cartista, tutti dentro. Hanno continuato invece Daniele Over e Advance. Daniele ha continuato a aspetta. Ora che ci penso, Daniele ha continuato perché è in Alpine con David, quindi aveva il box già occupato. Sì. Vediamo, David e Pierricciuti sono riusciti più o meno allo stesso distacco, 2-4. Più o meno, sì, 2-4. Vediamo ora con queste gomme se magari Pier riuscirà a difendersi meglio. Vediamo, perché a inizio gara sull'intermedio mi sembrava un passo avanti David. Sì, assolutamente. Confermo e sottoscrivo, mentre Dr. U e Leuz, grande battaglia. Sì. Devo dire, Luca, non so se magari sei d'accordo, abbiamo visto dei bellissimi duelli, una correttezza anche... No, assolutamente. Veramente... Devo confermare. Attenzione, scusami, l'attacco di Leuz nei confronti di Dottor U, ora che il DRS è di nuovo tornato disponibile. Ruota a ruota fra Leuz e Dottor U. Occhio fuori dalla traiettoria perché c'è ancora un po' di acqua, un po' di bagnato. Può essere più difficoltoso andare a cercare la trazione fuori dalla traiettoria ideale. Dottor U si riprende la posizione. Leuz esterno! Riesce a Sign. Overbox e anche lui cade nel tranellone. Allora, o i piloti non si aspettano o non si ricordano che questa pit lane è ai 60 orari, perché mi sembra un po' strano. Ricciuti, sì. passa anche David. 2 secondi, sta tornando sotto David. Secondi. Però i giri cominciano a diventare pochi, ne mancano 5. Sta perdendo un'eternità. Attenzione, perché Cartista esce davanti al suo compagno Advance, davanti a Ferra, quindi le due Alfa hanno scavalcato Ferra. 3 secondi per Luni, che però è in fondo purtroppo dopo il danno, l'errore sì. Un po' di bergheriana memoria. 9, Luca, mamma mia, 1-9, quanto va forte. Intanto Daniele sta perdendo
su 2 secondi a settore praticamente. Ci sta provando a portarla in fondo, ma è troppo lunga. No, secondo me non c'è possibilità. No, confermo anche io, non c'è modo di portarla in fondo. Tanto vale Tantus 25, grazie per il follow. 1.7 sta arrivando da David su ricciuti. Advance su cartista, scambio di posizione in casa Alfa Romeo a Signe. Va davanti Advance. Mamma mia, Daniele. Altro che uova. Oh, attenzione, perché l'ultima volta che Davide è passato vicino a un pilota che era in difficoltà non è andata bene. No, Daniele continua, attenzione, terzo settore, bandiera gialla. Daniele continua. David, anche lui all'attacco di Daniele, che sta provando qualcosa di esageratamente rischia, disperato. Rischia veramente di perdere, non dico arrivare ultimo, ma poco ci manca. Eh sì, perché una volta arrivato all'esibo ci sono 6 secondi per Lopez e sono tutti vicini. No, anche perché poi le gomme mancano 3 giri e sono i 3 giri peggiori. Paolo ci dice che ha puntato 15.000 punti canale su David, quindi potrebbe vincere una fortuna se David riesce. Io allora, non ho usato così che... tanto. Yeah. Piero mi sembra che ora tutto sommato si sta difendendo. Dario girato, contatto con Stem. E Advance attacca anche Dr. Uva in 8ª posizione. Ma tra l'altro in un punto molto particolare, perché era l'uscita prima del Mistral. 1 e 2, David quasi in zona DRS. Alesi su Daniele, che ovviamente è sulle uova, ma continua, almeno vediamo. Io mi risparmierei la tortura a questo punto, rientrerei e poi vediamo. No, sì. Ormai ha preso la sua decisione. David 1:32:3, giro veloce, 1 secondo e 1 tra Ricciuti e David. Daniele stoico intanto sta continuando, ti sta provando, ma è difficilissima. Advance in grande spolvero anche su Leus, sta risalendo fortissimo Advance, e anche cartista su Dr. U. Grande finale di gara della coppia Alfa. Guarda come sta risalendo anche in grafica David su Fendi, pazzesco. Mamma mia. Attenzione Stem, box credo. Sì, tira il box. È Daniele arrivato David su Ricciuti. Paolo dice il T1 di Davide è perfetto. E allora sai che facciamo? Intanto Over si prende la posizione su Daniele, che è in grande difficoltà. Stem ovviamente dopo il ritiro incollato, lascia la sessione, Luca. È incollato. Credo che andrà all'attacco, ma io a questo punto mi godrei il T1. Andiamo on board, su il volume! Cartista girato intanto. Vale, trovare però il momento giusto per passarlo. Advance, giro veloce, è salito in 6ª posizione. Daniele box. Si è un po' arreso, un po'. Forse non valeva più la pena. David ovviamente è vicinissimo adesso verso il Mistral. Si protegge Piero, Ricciuti fa quel che può, ma David arriva fortissimo, si riprende la prima posizione. Rimonta incredibile di David, forte in tutte le condizioni. E chissà quanti si stanno strofinando le mani con la scommessa adesso. David quindi prova ora ad andare via.
curioso anche come in questo momento in classifica i primi quattro classificati siano anche i quattro piloti che non hanno penalità. Esatto. Oh, attenzione, piccolo errore di David, che ha perso un pochettino la vettura e incredibilmente per quell'errore tiene in zona DRS Ricciuti, che però credo abbia i chilometri contati. Sì. Fa fatica. La grande fatica, Scappa la Noe, è proprio in difficoltà, sì, molto più in difficoltà. Tra l'altro, è fuori anche dal secondo. Ricordo, non parlo più però, cioè, non lo voglio dire le cose, cioè, appena ho detto i primi non hanno penalità, punto. E dicevo, se non ricordo male, non so se di legge ci sta seguendo, credo, se la memoria non mi inganna, non so se è David o Ricciuti, ma uno dei due ha tolto gli aiuti da poco, eh? Quindi chiunque dei due sia va fortissimo, se consideriamo che ha tolto gli aiuti da poco. Credo sia Ricciuti, però togliete, avete visto che andate più forte. Over su Lopensky, prende la posizione ma ha penalità. Over ha, per la precisione, 3 secondi di penalità. Occhio, perché è arrivato Advance, incredibile. Advance ha fatto una rimonta quasi dal fondo dopo essere passata la gomma soft. Nel frattempo David va a iniziare l'ultimo giro con 3 secondi e mezzo. 1:31 e 4. David vince la seconda gara della Formula Open. Clamorosa prestazione di David, bene anche Ricciuti, ma poco da dire. Io personalmente sono impressionato, non so te Andre. Veramente una grandissima gara, ma adesso già in qualifica abbiamo visto che con quelle gomme si era partito in prima fila, quindi davvero notevolissimo, proprio niente. Niente da aggiungere, perché forte in tutte le condizioni, pulito, concentrato nel momento di difficoltà. In tre quarti d'ora di gara, 27 giri, si è visto tutto in tutte le condizioni e tolta la gomma hard anche con tutte le gomme. Sì, perché poi con le soft alla fine ha guagnato tantissimo anche lì, sul asciutto. Sembrava all'inizio magari che non guadagnava come nell'intermedio, in realtà poi ha guagnato tantissimo. Comunque, sì, bella gara. Comunque il 76% dei votanti aveva detto sì, quindi aveva creduto nella rimonta di David. E intanto Ricciuti in chat ci fa sapere che purtroppo nell'ultimo stint aveva gomma rossa usata, però in ogni caso David era troppo veloce. Arrivano anche i complimenti di Raffaele Lelli. Hanno fatto una bellissima gara tutti là davanti, sinceramente. Sì, assolutamente, io poco da dire, signori, prendete e riguadagnate i vostri crediti che avete scommesso giustamente su David, perché ha portato a casa una grande vittoria e almeno per un pilota che è neonato all'interno di FIT era non semplicissimo, diciamo, avere questa matematica garanzia di questa rimonta, ma l'ha dimostrata davvero molto bene. Risultati finali proprio in questo momento sullo schermo, con David che si porta a casa la vittoria del secondo appuntamento della Formula Open davanti a Ricciuti, Alesi, Lopensky, Advance, Over, Leutz, Cartista, Doctor Who, Dario Gallias, Ferra, Daniele Luni, mentre fuori dalla gara Speri e Sdem. Andre, una chiosa finale prima di salutarci, lascio la palla a te. Beh, direi che abbiamo visto una gara molto interessante. Prendo la palla al basso, Raffaele scrive bravi, molto puliti, mi ha colpito pure a me, non che nei campionati, diciamo, sono ci sono delle cose, diciamo, come dire, dei duelli particolarmente sanguinosi, ecco, però è stata una bellissima gara, tante belle lotte, là davanti andavano molto forte anche i piloti dei campionati, penso, si sono divertiti tutti sommato.
Perfetto, allora Andre, io ti ringrazio. Sì. Ovviamente non avremo i piloti nel post gara, ti lascio andare in briefing. Perfetto. Con i ragazzi e approfitto per i saluti finali anch'io ricordando l'appuntamento di venerdì con il secondo appuntamento del Ultimate, del Prime League Ultimate Showdown, e dopo la settimana prossima, proprio sempre qui al Paul Ricard, torneranno di scena anche i campionati, tutti i campionati ufficiali, quindi Sport, Pro, Master e Prime. Grazie per averci seguito, appuntamento a venerdì, rimanete con noi.